mattina, un bambino africano di nome Nobuk si svegliò di ottimo umore. Doveva aver fatto un sogno bellissimo, durante il quale probabilmente aveva girato il mondo intero e conosciuto un sacco di amici. Sì, perché appena aprì gli occhi, gli balenò nella mente un desiderio. Fra 7 giorni sarà il mio compleanno, pensò. Come sarebbe bello se potessi ricevere gli auguri di tutti i bambini del mondo. Era un desiderio fantastico, ma molto difficile da realizzare. Nobuk però non si perse d'animo. Cominciò a scrivere velocemente. 1, 2, 3, 10 lettere, tutte uguali. Lettere che arrivavano diritte al cuore e dicevano: ciao, io sono Nobuk e vivo alla periferia di una grande città dell'Africa. La settimana prossima compio 10 anni. Mi piacerebbe conoscerti e parlare con te, ma penso che sarà difficile che ci incontriamo. So che mi crederai noioso, ma vorrei intanto anche ricevere i tuoi auguri oppure un regalo. No, no, non un regalo di quelli che si incantano. Un pensiero tuo che mi parli di te e della terra dove abiti. Ti chiedo perdono se la mia lettera ti ha disturbato, ma io avevo tanta voglia di scrivertela. Nobuk aveva una penna soltanto e anche un po' malconcia. Con questa penna non riuscirò a scrivere tutte le lettere che vorrei, pensò un po' scoraggiato. Pazienza, finché avrò inchiostro, scriverò. Quell'inchiostro non sembrava finire mai e di piccolo riuscì a scrivere ben 384 lettere. Finì che ormai era buio. Il giorno dopo, all'alba, salì sulla sua piccola bicicletta senza parafanghi e andò di corsa in città a spedirle, ma mentre era per strada accadde una cosa davvero strana. Improvvisamente una folata di vento. Fortissima. Fece volare via tutte le lettere di Nobuk. Il bambino rimase di stucco nel vedere tutti quei fogli di carta alzarsi in cielo, sempre più in alto, sempre più piccoli. Mentre li vedeva sparire nel blu, però non provava tristezza, anzi cresceva in lui una bizzarra certezza. Quelle lettere sarebbero arrivate anche senza il francobollo. Sì, Nobuk ne era sicuro. Le lettere, infatti, quasi come dei piccioni viaggiatori, cominciarono a volare in cerca dei bambini ai quali erano destinati. Volarono in Asia, in Oceania, in Europa, nell'America del Nord e anche in Sud America.
le lettere di Nobuo cominciarono ad arrivare. In qualsiasi parte del mondo, i bambini che le vedevano planare dolcemente dal cielo sorridevano stupiti leggendole. In Giappone, il piccolo Hitoshi fu entusiasta e pensò di regalare a Nobuo il profumo intenso dei fiori dei mandorli che stavano sbocciando nel campo del nonno. Dai Paesi Baschi, Goizan cercò di fargli arrivare il pelato di un agnellino che stava pascolando non lontano da casa sua. La dolce dama, invece, gli mandò il frizzo della spuma dell'acqua di un torrente impetuoso del Tibet. Piotr, il calore profumato delle pagnotte di pane ancora fumanti, che suo padre stava tirando fuori dal forno, in un paesino minuscolo della Russia. Susanna, dal freddo dell'Alaska, volle esagerare. Donò a Nobuo il colore azzurro degli occhi del fedelissimo cane Snack ed il sapore dei fiocchi di neve mangiati al volo. Nella sperduta savana australiana, Killie fece volteggiare il suo boomerang. Ti regalo un magnifico viaggio di andata e ritorno, disse il piccolo aborigeno. 5 giorni dopo, come per magia, Nobuo cominciò davvero a ricevere i regali che i bambini del mondo gli stavano inviando. Quando avvertì una dopo l'altra le sensazioni intense di profumi, colori e sapori che gli stavano arrivando dritti al cuore, capì che le sue lettere avevano funzionato. Tuttavia, c'era qualcosa che mancava ancora. Sì, era chiaro che c'era un piccolo vuoto in tutte quelle emozioni. Nobuo sentiva tutto il mondo attorno a sé, tranne un pezzetto. A quel meraviglioso puzzle magico mancava il pezzetto del Sud America. Eppure, era sicuro di aver spedito anche laggiù le sue lettere. Perché dunque dal Sud America non arrivava nulla? Non era certo una questione di distanza. Le emozioni non conoscono distanze, si disse Nobuo. Proprio mentre stava pensando a questo, dall'altra parte dell'oceano, un bambino di nome Michelangelo se ne stava seduto sopra un sacco di caffè nel mezzo di un coloratissimo mercato peruviano. Stava cercando di leggere una strana lettera e doveva sforzarsi molto, disturbato com'era da tutta quella confusione.
Hai bisogno di una mano? Chiese un signore molto distinto a Miguel Ángel, notando la difficoltà che aveva nel decifrare le parole scritte sul foglio. No, grazie, rispose il bambino. Ho imparato da poco a leggere e voglio cavarmela da solo. Balzò giù dal sacco di caffè e cercò un angolino di pace, in disparte dal caos del mercato. Uscì dalla piazza del paese, fece pochi passi ed infilò una porticina stretta stretta. C'era una scala e Miguel Ángel si sedette sui suoi gradini con la lettera di Nobuk sulle ginocchia. Che buffo! Tutto quello che pochi minuti prima era incomprensibile, ora nel silenzio diventava chiarissimo. Lesse la lettera tutta d'un fiato, la fissò sorridendo e poi disse ad alta voce: «E che ti regalo di mio se non ho niente?» Appena ebbe pronunciato queste parole, a migliaia di chilometri di distanza, Nobuk fece una smorfia di dolore. Che strano, pensò. Non stavo facendo nulla, nessuno mi ha punto. Eppure, giurerei che qualcosa mi ha fatto male. I regali dei bambini del mondo gli erano arrivati tutti, e addirittura in anticipo, visto che al suo compleanno mancava ancora un giorno. Già, tutti tranne quello del Sud America. Nobuk si era ormai rassegnato a non aspettarsi altri doni. Era già fin troppo felice per quelli che aveva ricevuto. Miguel Ángel piegò con dolcezza la lettera e se la mise in tasca, badando bene di non sciuparla. Uscì dalla porticina, si diresse di nuovo verso la piazza e si rituffò nel trambusto del mercato. «Faccio un giretto», pensò. «Qualche idea per il regalo. Di sicuro mi verrà». Facendosi largo a stento tra la folla, vide un sacco di cose belle da regalare a Nobuk. Il guaio era che avevano tutte un difetto. Erano oggetti, regali che si incartavano, li aveva chiamati lui. Dopo aver girovagato quasi un'ora, tutto sconsolato, decise di tornarsene a casa. Con le mani in tasca stringeva la lettera fino quasi a spremerla. In quel preciso momento gli venne l'idea perfetta per il suo regalo.
Quindi Lang si mise a correre come un pazzo. Sua madre, vedendolo arrivare, prese uno spavento. «Che ti succede, Michele?» gli chiese. «Nulla, mamma», rispose lui. «Dov'è la vecchia chitarra di zio Felipe?» «Ma se tuo padre non l'ha bruciata, deve essere ancora nel magazzino!» Il bambino entrò come un fulmine nella stanza piena di cianfrusaglie. La vide quasi subito e la tirò fuori da sotto una pila di vecchie pentole. La chitarra era miracolosamente intatta. Persino le corde erano ancora al loro posto. Con una robusta spolverata sarebbe tornata quasi nuova. Il bimbo andò in camera sua tenendo in alto il suo trofeo. Chiese di non essere disturbato e chiuse la porta. Cominciò a strimpellare, cercando di ricordare le parole, le poche lezioni che lo zio gli avevano dato. Passarono le ore e si fece buio. La mamma bussò alla porta per la cena, ma il musicista non ne volle sapere. Per tutta la notte la minuscola lampadina della sua camera rimase accesa, mentre continuava a suonare quella chitarra più grande di lui, alla ricerca di qualcosa di misterioso. Finalmente, al mattino, Miguel Angel, raggiante di gioia e stremato dalla fatica, aprì la finestra della camera e urlò: «Nobu, questa canzone è il mio regalo per te!» Poi cominciò a suonare la melodia dolcissima che aveva composto. Cantò anche. Erano parole bellissime, come il titolo della canzone: «Nel silenzio e l'armonia». Thank you.
di là dell'oceano. Era quasi sera. Nobuko stava festeggiando il compleanno con i compagni di gioco. All'improvviso fu distratto da qualcosa e fece segno a tutti di tacere. Sembrava che ascoltasse una musica che sentiva solo lui. Una lacrima gli uscì dagli occhi e si fermò sulle labbra, sorridenti. «È arrivato», disse. «Il regalo più bello è arrivato puntuale». Sim.
Tiziano, la voce recitante, Marco Mirandola, per aver scritto la storia. Grazie. Della frase.